Raga, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui perché voglio provare una cosa che non so se ho già provato, penso di sì. Ma dato che conosciamo più cose, abbiamo una conoscenza più approfondita dell'ignoranza della famiglia di Michael, perché non riprovarci? Quindi prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione su, un commento qua sotto con scritto gli uccelli. Siamo arrivati a casa di Michael. Adesso, come prima cosa, cercheremo di vedere qual è la reazione della famiglia di Michael nei confronti di Franklin. Dato che ormai lo conoscono, qua siamo nel salvataggio del 100%. Tutta la famiglia di Michael conosce il povero signor Clinton. Ciao mostro! Come stai? Vedete, mi riconosce Franklin, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo gli altri due, che vabbè, se gli parliamo sopra non ci considerano perché sono stupidi. Detto ciò, queste più o meno sono le reazioni che hanno i familiari di Michael nei confronti di Franklin quando il gioco è finito e quando, insomma, si conoscono. Ecco, mettiamola così. Adesso c'è tipo Tracy. Ciao vacca, come va? Quello che interessa a me è andare in un salvataggio dove non c'è un tubo. Praticamente il salvataggio, il più piccolo che ho, che è quello all'1.6%, ovvero abbiamo appena startato la campagna di GTA con Franklin. Ho solo lui, non c'ho nessun altro. Quindi cercheremo di andare verso la casa di Michael e vedremo un po' la reazione che hanno i suoi familiari in più occasioni, diciamo. Ora io vorrei capire una cosa: perché nel caso dovessimo andare a casa di Michael così senza niente, cioè non è che Geraldo ci viene a prendere con una scopa, non ci considerano quasi, ok? Mentre nel caso dovessimo andarci durante la missione e devi nasconderti, non devi farti vedere, quello e quell'altro. Questa cosa è troppo ignorante. Guardate, io vado qua, non è che scappa. Ciao. Gli dice ciao. Se invece ci vado in missione, se ti vede urla e scappa. Che senso ha? Bastard. Apriamo la porta e vediamo parlando con loro. Ma no, serve una porta, sennò qua è un disastro. Vabbè, mettiamo dinamica questa, vediamo se riusciamo a sbuggare oppure no. Sì, si sbugga. Amanda. Loro non si conoscono. Il gioco, guardate, è unicamente completato. Prologo e Franklin e Lamar. È la versione del gioco più indietro che possiamo avere in questo caso. Tracy non c'è qua, godo. Tu sei troppo bello per essere un De Santa. Aspetta un secondo. Domestica. Cioè, Amanda aspetta, perché questa roba si starta con Michael. Tu entri con Michael, lei si avvicina e, diciamo, sgrida la domestica. Ciao Amanda, posso parlarle? Ah, così? È già sbloccato il dialogo. Ma non è possibile. Io neanche ce l'ho il suo numero. Non ho manco Michael, guardate. Qua ho solo Franklin. Eppure, come va signora De Santa? Come fai a conoscere Amanda? Mi parlano come se si conoscessero da sempre, praticamente. Cioè, tu quindi non puoi incontrarle. Però aspettate, c'è, mi sembra, un modo per incontrare Amanda al di fuori delle mode. Perché adesso, ok, ho usato le mode, ho aperto la porta, eccetera. Ma teoricamente noi potremmo riuscire a incontrare Amanda o Tracy qua fuori, ok? O qua, come appunto c'è Tracy. Oppure magari, non lo so, Jimmy forse, ma Jimmy non saprei. Oppure Amanda qua. Quindi io teoricamente potrei riuscire a parlare con loro senza usare le mod. Come l'avranno programmato sto GTA? Ti ammazzo, faccia di me. Con buona probabilità, diciamo che non ci lascia magari in quella missione interagire. Cioè, non dobbiamo farci vedere né da uno né dall'altro. In questo caso intendo Tracy e Jimmy. Per il fatto che, cioè, tu gli puoi startare un dialogo. Questa cosa non ha veramente senso. Però non è che l'hanno nascosta benissimo sta, diciamo, programmazione fatta con i piedi, sinceramente. Perché io Tracy qua contiamo che arrivo in questo punto, non ho praticamente mod, ho iniziato il gioco, so che qua c'è Michael, entro, vengo qua, trovo Tracy. Hey Tracy, it's me, Frank. Così, vedete, Tracy non risponde perché è una z***a, però lui la conosce. Cioè, non sono mai visti niente di niente proprio. Adesso sono curioso di vedere una cosa. Ok, loro non si conoscono, mai visti, mai conosciuti, eccetera. Però ciao, come va? Quello e quell'altro. Cambia ancora, voglio vedere in diverse situazioni cosa posso avere. Dopodiché spawnerò Michael, diventerò Michael, ritornerò Franklin e cercherò di vedere se è possibile attivare magari un incontro tra i due. O anche magari, non lo so, che tipo vanno a bere, eccetera, senza averli sbloccati. Vediamo se è possibile. Se ti arruffiani il padre, ti fotti la figlia. Il signor Clinton è un abituale delle zone. Amanda, Tracy, eccetera, sono delle zone. Quindi diciamo che è il loro posto, il loro regno. Ah, no, è qua. Tracy ci parla? Tracy, vediamo un po' se ho tipo Amanda dietro, perché potremmo anche vedere lo spettacolo pietoso di Amanda in costume. Non c'è Amanda, vero? Amanda per fortuna non c'è. Entriamo in casa. Qua c'è il cesso, uguale al 100%. Gera. Andiamo da Jimmy e vediamo se anche con Jimmy c'è una risposta. Ripeto, siamo all'inizio del gioco qua, non dovrebbe conoscere nessuno. Ma dov'è Jimmy? Ma non c'è mai Jimmy. Mi sposto ancora davanti il tempo. Anche se teoricamente basterebbe fare una cosa molto più semplice, no? Se io prendessi Franklin e facessi così, poi faccio così, ho già delle cose diverse. Ciao schifezza. Ciao Tracy. Cosa fa Tracy? Cosa fai? Spiegami. Mi rileva. Ma io tuo padre manco lo conosco. Cosa stai cercando Tracy? Ma c'hai dei problemi? Ha già la porta chiusa. Oh, tieni giù quella spugna. Guardala, c'era nel sugo prima. Ma che c***o fai Tracy? Ma te la sai sta cosa? Tracy, hai una paralisi?
Tracy. Vabbè, ma Jimmy, ragazzi, è scomparso. Jimmy non c'è perché prima si incontrano in un'altra situazione. E quindi prima non lo puoi vedere a sto punto. Tu puoi vedere solamente il bestiame. Jimmy e Michael, tu li sblocchi solo dopo. Intanto loro parlano come se si conoscessero da sempre. Molto bene. Adesso a sto punto io voglio provare a mettere Michael e voglio fargli come incontrare. Come si fa appunto quando vai a sbaggare Trevor o Michael nella missione finale per farli tornare in vita. Mettiamola così. E vediamo un po' se Franklin ha un'interazione con lui oppure no. Salve. No, ovviamente Michael è un guscio vuoto senza anima. Diventiamo lui. Cambia in Franklin. Mi crea un altro Franklin perché sblocca quel Michael e lo rende il Michael originale. A questo punto io che sono Michael devo ancora sbloccare il parto di mio figlio. Cioè Amanda mi sta ancora tenendo nascosto il fatto di aver fatto un figlio con un porco. Non lo so. Quindi io voglio provare adesso a incontrare Michael e vedere se ho un'interazione con lui. Dopodiché divento Michael e cerco se Jimmy in caso lo possa avere oppure no. Michael dovrebbe venirci incontro. Mai visti, eh? Messo nei guai col tuo capo. Ma chi? Stanno parlando di una missione che deve ancora avvenire. Ma sta cosa è troppo stupida. Adesso a sto punto io divento questo Michael, mi uccido in modo da sbaggarlo completamente. Lui diventerà Michael e sarà Michael ufficiale. Dopodiché verrò qua e cercherò se esiste quello schifo di figlio chiamato Jimmy oppure no. A sto punto io sono Michael. Vediamo se incontro quel maiale. Qua c'è Tracy, lui le parla perché lui è Michael originale. La porta è chiusa. Come è chiusa la porta? Aspetta, oh, ma è casa mia. Moglie, non c'è. Ce l'abbiamo il porco. Il porco non ce l'hai, però tu puoi interagire. Se tipo Michael volesse provare a fare un tiro con il bong di Jimmy, può farlo senza problemi. Quindi, raga, veramente Jimmy non esiste proprio. Divento Franklin adesso. Siamo all'inizio del gioco. Loro mai visti, mai conosciuti. Chi è questo? Non lo so, non lo conosco. È mia nonna in carriola, non lo so. Oddio, aspetta! Ma anche lei con sta roba! Che schifo. Sei un cesso. Yusuf, come va? Tutto bene? Ma Yusuf, ma che c***o fai? Sì, sì, vai a fare in culo. Qua praticamente, ok, lei parla, eccetera, molto bene. Adesso, se io dovessi sparare contro la casa di Michael o tirargli dei razzi, ho una reazione da parte di Michael. Ora, loro non si conoscono, ma io teoricamente, questa cosa posso farla anche al di fuori delle mod, cercherò di sparargli contro la casa e vediamo se Michael manderà un messaggio a una persona che lui non conosce assolutamente. Noi non lo conosciamo, non sappiamo chi sia. Michael non l'abbiamo mai manco visto in foto, abbiamo visto solamente quel mostro di sua figlia e quella vacca di sua moglie. Michael non mi contatta. Michael, io non ti conosco. Ecco. Ma? Michael mi manda un messaggio che tra l'altro non avevo mai ancora visto. Io tra l'altro conosco il suo nome, Michael. Non ho però il suo numero. A sto punto io sono curioso di vedere anche quale potrebbe essere la reazione di Trevor. Teoricamente mi pianta quattro bestemmie. Amanda, è morto tuo marito. Adesso io cerco di uccidere Tracy e vediamo se ho una risposta anche da parte di Michael oppure no. Uccidiamo Tracy. Vabbè, il messaggio lei ce lo manda sicuro. Poi se l'hanno fixato non lo so, ma teoricamente l'aggiornamento riguarda solamente l'online. Quindi voglio andare da Trevor e voglio sparare contro la roba di Trevor. Voglio vedere se mi manda un messaggio anche all'inizio che non si conoscono oppure no. Qua c'è la casa di Trevor. Una casa abbastanza messa male, però tutto nella norma. Spariamo contro casa sua e vediamo cosa succede. Tracy ci ha mandato ovviamente il messaggio perché lei ci conosce, al nostro numero. Mai vista. Comunque, prova a sparare. Vediamo un po' se Trevor, che noi non conosciamo, si lamenta oppure no. Solitamente ci mette un po'. In questo caso però non sembra molto turbato da questa cosa. L'hanno programmato bene, non c'è che dire. Sì! Eccolo qua, diventiamo Trevor. Poi cambiamo personaggio, così lui si sblocca. Ritorniamo qua e guardiamo quale sarà il discorso tra Trevor e Franklin, che assolutamente non si conoscono. Trevor! Guardalo. Go and fuck yourself. Praticamente Trevor dice che dobbiamo andare a farci fu... Adesso io cercherò di sparare a Trevor. Trevor, come vedete, non è come Michael che ci accoglie. Trevor è molto incazzato. A tal punto che non vuole minimamente parlare con il signor Clinton. Quindi lo uccidiamo e vediamo qual è la risposta di Trevor ai danni fatti dal signor Clinton. Trevor muore, prende tutti i colpi di Franklin. Ora voglio aspettare il messaggio di Trevor e vedere qual è la sua risposta. Deve passare un po' di tempo, faccio scorrere magari i giorni. Come è stato per Michael, anche Trevor dovrebbe lamentarsi, no? Ma Trevor non sembra essere assolutamente infastidito dalla sua morte. Se ne sbatte completamente le palle. Ci sta. Voglio fare una cosa. Io inseguo Michael. Un secondo. Io ho un appuntamento con Michael. Ma sei matto? Cioè io sono diventato Trevor e ho sbloccato l'appuntamento con Michael. No, no, andiamo a bere. Ma hai detto andiamo a bere qualcosa? Tu hai detto sì. Ma sono in macchina. Non ho capito un c***o. Ma è bello così sto gioco. Ma è bello anche non capirci niente. Del
detto, mirami con il debito rispetto, devo metraglietta.